C'era una volta un re che aveva un servo molto fedele, che in tutte le circostanze della vita, belle e dolorose, gli diceva: «Mio re, tutto quello che Dio fa è perfetto. Dio ha visto il vostro dolore e se ha permesso che tutto ciò accadesse, c'è una ragione. Dio non sbaglia mai». Il re non credeva molto nella bontà di Dio, però lo lasciava dire. Un giorno il re ed il servo andarono a caccia, ma proprio durante la caccia il re venne aggredito da un animale selvatico. Il servo riuscì ad uccidere l'animale, ma purtroppo non riuscì ad impedire che l'animale linciasse una mano al re. Il re, infuriato e triste per l'accaduto, senza neanche un minimo di riconoscenza per essere stato salvato, si adirò e disse: «Dio è buono? Se Dio fosse veramente buono, io non sarei stato aggredito e non avrei perso la mano». Ed il servo disse: «Mio re, io non so perché tutto ciò è accaduto, però so di certo che Dio sa ogni cosa e se ha permesso che tutto ciò accadesse, c'è una ragione. Ciò che Dio fa è perfetto. Dio non si sbaglia mai». Il re, indignato per la risposta, fece arrestare il servo. Dopo qualche tempo, il re andò nuovamente a caccia e fu rapito da un gruppo di primitivi che facevano sacrifici umani per essere sacrificato. Ma quando fu posto sull'altare, essi si accorsero che al re mancava una mano. Così subito lo liberarono e lo lasciarono andare perché non era perfetto per essere offerto agli dèi. Di ritorno al palazzo, il re fece liberare immediatamente il servo e lo ricevette con molto affetto, dicendogli: «Mio servo fedele, Dio è stato molto buono con me. Io sono stato catturato dai primitivi per essere sacrificato agli dèi, ma quando essi hanno visto che mi mancava una mano, sono stato risparmiato proprio perché essa mi mancava. Ho però un dubbio. Se Dio è così buono, perché ha permesso che tu, che tanto lo difendi e che lo ami, venissi incarcerato da me?» Ed il servo rispose: «Mio re, se io fossi andato a caccia con voi, avrebbero catturato anche me insieme a voi, ed io sarei stato sacrificato al posto vostro, perché infatti a me non manca nessuna mano. Ricordate, tutto quello che Dio fa è perfetto. Dio ha visto il vostro dolore e se ha permesso che tutto ciò accadesse, è stato per una ragione. Dio non sbaglia mai».